La stitichezza è uno stato mentale e le flatulenze sono una disperata richiesta di aiuto del vostro intestino e quindi del vostro io interiore. Ma che è sto libro? Lo Zen e l'arte della coloscopia? No, è Il ventre allegro. Conosci il tuo intestino e cambia la tua vita. Oh, è un libro che ha liberato già milioni di donne in tutto il mondo. Oh, speriamo che liberi anche me, perché è una settimana che sono costipata. Complimenti, un book club come negli States. Ah, titoli di un certo livello. È importante una solida cultura intestinale. C'è Stefano. Non vorrei che ci sentissero i maschi. Temo che i maschi sappiano già che anche noi donne andiamo in bagno. Certo, sanno anche che fingiamo l'orgasmo, ma perché ricordarglielo? Non c'è da vergognarsi. Stiamo parlando di un bisogno primario come bere, dormire, mangiare. Vabbè, però ci sarà un motivo se alla prima uscita si va in un ristorantino romantico e non in un cesso vista mare. Dottoressa, parlare di problemi intestinali con un uomo è imbarazzante. E anche stupido. Passiamo ore davanti allo specchio a sembrare sexy e poi li trasciniamo nel fantastico mondo della stipsi. È proprio questo il punto. Sapete che la lunghezza dell'intestino è la stessa negli uomini e nelle donne? No. Quindi ci sta proponendo di sfidare i maschi a chi ce l'ha più lungo? Quindi gli uomini hanno gli stessi nostri problemi. Potete parlarne serenamente. Stefano, posso farle una domanda? Certo. Com'è andata? Perché me lo chiede? Ma è così, per dire. Non è un test attitudinale, quindi, beh, direi bomba. Quindi aspetterei ancora un momento per entrare. Visto? Gli uomini non hanno problemi a parlarne. Perché dovreste averne voi? E in effetti è il loro argomento preferito dopo il calcio e le balle sulle loro misure. Ragazze, mi butto. Affronterò con un uomo il tema della mia stitichezza. Anzi, gli chiederò un consiglio. Banda massivista, per sgonfiare lei ci vuole un cesario. Signor Silvano, sì? Posso parlarle? Vede, io tutte le mattine ho un problema. Ah, i suoi nipotini ne mettono ancora la candeggina nel caffè latte? Ma no, un altro problema molto più serio. Vede, scusi... È una cosa così difficile da dire, non so da che parte cominciare. Ah, coraggio, Wanda, lo dica pure. Signor Silvano, io... Ho finto un orgasmo. Molto onesta ad ammetterlo, ma è inutile rimangare il passato, no? Passato? Ma è stato questa mattina. No, ma che schifo, Chiara, almeno apri la finestra, dai! Ma scusa, allora tu stamattina? Gli uomini sono fatti così. Li interessiamo solo per una cosa. E il fatto che andiamo in bagno gli rovina quell'immagine lì. Non è giusto. Allora una come deve fare? Mia nonna diceva sempre, la donna a un uomo non deve mai far sapere quando sta per darla e quando sta per farla.